Buon pomeriggio a tutti, come al solito puntualissimi, credo siano esattamente le 14.30, è così, le 14.30 del 7 di settembre, benvenuti a tutti a questa diretta. Innanzitutto, come al solito, lo sapete, la prima cosa che faccio è chiedervi di pigiare questa freccetta dove c'è scritto condividi, in modo tale da poter invitare più persone possibili a questo nostro incontro. E anche volevo dirvi che domani, che è sabato, non ci vedremo come succede di solito nel fine settimana alle ore 17, ma anche domani alle ore 14.30. Quindi appuntamento di sabato, l'8 di settembre, alle 14.30. Perché naturalmente questi sono giorni di viaggi, di feste dell'unità. Sono stato a Ravenna un paio di giorni fa, ieri ero a Milano. Questa sera sono a Padova, ospite del mio amico e collega Alessandro Zan, quindi se siete a Padova ci vediamo al Pride Village di Padova. Domani mattina alle ore 11 sono in Darsena a Milano con i miei colleghi parlamentari del PD milanesi alla Festa dell'Unità, quindi se siete a Milano l'appuntamento per domani, diciamo se ci vogliamo vedere da vicino, è alle ore 11, altrimenti alle 14.30 appunto qui in diretta Facebook. E domani sera invece sono alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia, quindi sabato sera a Reggio Emilia alle ore 21. Quindi, come dire, riepilogando, questa sera a Padova, domani mattina a Milano, domani sera a Reggio Emilia, però questo vuol dire che domani ci vediamo alle ore 14.30 e, come al solito, vi ricordo di pigiare sulla freccetta condividi. Naturalmente, se non riuscite a vedere questa diretta, appunto, mentre si svolge, poi resta un video online che metto sul sito ivanscalfarotto.it, su YouTube e naturalmente sulla pagina Facebook. Fine dei convenevoli, veniamo a noi. La prima cosa di cui volevo parlare è del famoso caso Ilva, quindi dell'accordo raggiunto su Ilva, ne abbiamo già parlato ieri. Io oggi ho visto una interessante tabella pubblicata da Repubblica che mette a confronto le soluzioni, diciamo la soluzione che aveva previsto Calenda e la soluzione poi che è stata adottata ieri durante l'incontro al tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico presieduto dal ministro Di Maio. Si tratta di aggiustamenti cosmetici, appunto nella soluzione Calenda c'erano 10.000 assunzioni più 1.500 assunzioni fatte da questa nuova società che esternalizzerà alcune delle attività di Ilva, mentre invece nella soluzione di Maio sono 10.700, quindi diciamo sostanzialmente si tratta di modifiche cosmetiche. Però a me quello che, come dire, piace sottolineare è che al di là di tutto la novità non è tanto che si sia chiuso l'accordo su un numero o su un altro, e cioè che nella soluzione Calenda c'erano 200 milioni per le incentivazioni all'esodo, adesso sono 250 milioni, ma io penso che ci sia un aspetto da sottolineare che è l'aspetto vero politico, e cioè che la conclusione dell'accordo e il fatto che Ilva quindi passi di mano e che gli investimenti previsti già dal governo precedente, che tutto questo accada, è una novità abbastanza sensazionale, perché la politica, diciamo così, industriale proposta dal Movimento 5 Stelle e le promesse che il Movimento 5 Stelle aveva fatto in campagna elettorale erano quelle di chiudere l'Ilva. Cioè, non è tanto adesso se ci siano 10.700 o 11.500 assunti e se i soldi a disposizione per le incentivazioni all'esodo siano 200-250 milioni. Qui bisogna sottolineare che il Movimento 5 Stelle e il governo in carica è sostanzialmente venuto sulla linea che aveva tenuto il ministro Calenda nei governi Gentiloni e Renzi, e cioè l'Italia è una grande potenza industriale, l'Italia è la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Non si può pensare a una potenza industriale che non produca acciaio. Ilva è la più grande acciaieria d'Europa. Chiudere Ilva significa mandare per la strada 20.000 persone. Bisogna mettere Ilva in mani sicure e bisogna fare in modo che interventi ambientali e investimenti per la tutela del lavoro siano fatte, per la tutela del lavoro e anche della gente che vive intorno allo stabilimento, devono essere fatte in modo sostanzioso. Questa era la linea. A quella linea Di Maio fino a oggi ha risposto con perdite di tempo. Tenete conto che Ilva perdeva 1 milione al giorno e ormai i soldi erano sostanzialmente finiti. Si è appellato all'avvocatura dello Stato, poi si è appellato prima a Cantone, poi all'avvocatura dello Stato. Ha detto che la gara non andava bene, che bisognava mandarla per aria. In buona sostanza ha perso un sacco di tempo e alla fine, dopo tanto tempo perso, e sapete benissimo che il tempo perso sono anche soldi persi, alla fine si è fatto quello che noi pensavamo si dovesse fare, cioè Ilva deve restare aperta, Ilva deve essere messa in sicurezza, Ilva deve continuare a produrre,
per far sì che l'Italia non abdichi al suo ruolo. Dall'altra parte Grillo diceva che al posto di Ilva bisognava fare un parco giochi, bisognava fare un parco tematico o cose di questo genere e trasformare l'Italia, come mi è capitato, come ho appunto scritto su Twitter, dell'Ilva un parco giochi e dell'Italia il circo Barnum, perché la nostra credibilità, se avessimo messo al posto della più grande acciaieria d'Europa un parco tematico, sarebbe stata sostanzialmente quella di un circo Barnum. E quindi io voglio dire, al di là poi si può discutere sulle modifiche, si può discutere su quali siano state le conclusioni nell'accordo tra l'acquirente e il sindacato, ma quello che va detto è che per fortuna abbiamo sventato l'operazione che voleva dismettere Ilva, che voleva chiuderla e voleva privare l'Italia di uno dei più importanti centri industriali d'Europa. Ecco, questo io penso che vada sottolineato assolutamente. La seconda cosa della quale volevo parlare, e tra l'altro vi ricordo naturalmente di condividere il nostro video, la seconda cosa di cui, sulla quale volevo tornare, in realtà ne abbiamo già parlato ieri, e sono i famosi 49 milioni della Lega. Allora, a parte il fatto che è veramente inconcepibile che il ministro dell'interno sostanzialmente dica che me importa a me, io ho la gente dalla mia parte, vabbè, bisogna poi verificare anche questo, ma insomma è chiaro che il rispetto della legge per chi ha giurato sulla Costituzione dovrebbe essere un elemento estremamente importante. Ma quello che voglio dire fondamentalmente è che secondo me, appunto, non bisogna utilizzare, io non voglio farlo, questo caso come elemento di battaglia politica. Cioè, a me le idee della Lega di Matteo Salvini ripugnano e mi ripugnano non tanto perché mancano 49 milioni di euro, che sono un problema, ma non un problema politico, sono un problema giudiziario. Cioè, se c'è stato un furto, una frode di queste dimensioni va sicuramente punita, ma non è su questo che voglio fare la battaglia politica. Però mi permetto di dire che invece la battaglia diventa politica su questo rispetto al Movimento 5 Stelle. Cioè, il Movimento 5 Stelle sul tema dell'onestà ha fatto, del tema dell'onestà, ha fatto la sua propria cifra identitaria. E quindi, poiché ne ha fatto ciò che lo contraddistingue, il Movimento 5 Stelle dice: noi siamo quelli dell'onestà. Vabbè, tutto da dimostrare. Però nel momento in cui tu dici che sei questo e che non sei sostanzialmente nient'altro, perché poi il Movimento 5 Stelle è capace appunto di fare dell'Ilva un parco giochi e il giorno dopo di concludere l'accordo, di mettere e togliere i vaccini dalle leggi come se nulla fosse, l'obbligo vaccinale dalle leggi come se nulla fosse, poi io devo chiederti, ma scusami, se il tuo elemento caratterizzante è l'onestà, come fai a stare con qualcuno che contesta le sentenze dei magistrati e che sostanzialmente si è portato a casa 49 milioni, cioè un multiplo di quello che si è risparmiato tagliando i vitalizi alla Camera per gli ex parlamentari? E come si fa? Io, la sfida politica, ripeto, non è tanto nei confronti di Salvini, che dovrà risolvere il suo problema, ripeto, è un problema giudiziario. E credo che dovrà risolverlo con un'idea un po' più creativa di quella di un cambio di nome, perché non è che i magistrati sono esattamente dei cucù, quindi bisognerà che il nuovo soggetto abbia una vera e propria discontinuità rispetto al soggetto politico precedente. Ma la domanda la rivolgo più al Movimento 5 Stelle: scusate, quest'onestà adesso voi come la gestite? Come fate a stare al governo con chi evidentemente, perché guardate, io ieri leggevo un pezzettino del provvedimento del Tribunale del Riesame che dice che le somme, appunto, che sono sparite, da queste somme la Lega ha tratto un concreto e consistente vantaggio patrimoniale, quindi non sono soldi, diciamo, che sono spariti da una scrittura contabile, c'è stato un vantaggio consistente, un vantaggio patrimoniale consistente. Allora non lo chiedo tanto a Salvini, lo chiedo a Di Maio, lo chiedo a Grillo, lo chiedo a Fico, lo chiedo a Toninelli: come si fa a stare al governo con qualcuno che ha un problema grande come una casa e soprattutto che contesta appunto una pronuncia dell'autorità giudiziaria? Mi piacerebbe saperlo. Un paio di note di colore, perché anche quelle ci stanno, riguardano altri due personaggi importanti: uno è il presidente del Consiglio, Conte, e l'altro è Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture. Perché è importante? Perché ieri è uscita questa notizia che quando è venuta fuori sembrava incredibile. È venuta fuori tra l'altro da un sito che si chiama politico.eu, è un sito molto importante, la diramazione europea di un sito americano che si occupa di politica, e politico.eu si occupa soprattutto di politica europea. Ieri Politico ci fa sapere che il nostro presidente del Consiglio in carica oggi doveva andare a sostenere un esame per vincere una cattedra all'università. Cioè, lui ordinario di diritto privato a Firenze voleva diventare ordinario di diritto privato alla Sapienza di Roma per prendere il posto di Guido Alpa, il suo maestro. Ora, sembra strano, no? Che uno da presidente del Consiglio dice: ma allontano un attimo, no, prima di tutto devo studiare, probabilmente devo studiare perché devo fare l'esame, devo fare il concorso. E poi
come dire, non va alla... Infatti era stato anche assente a una riunione del Consiglio dei Ministri, forse perché stava studiando, non so, ci piacerebbe saperlo. Ma poi concorre alla cattedra di diritto privato. Ora tu ti vai a sedere davanti a diciamo, alla commissione esaminatrice da presidente del Consiglio dei Ministri, che è una cosa un po' strana. Forse poi ci avranno mandato Dino Giarrusso, quello delle Iene che deve controllare la regolarità dei concorsi universitari. Immagino ci saranno state sicuramente le Iene. Perché mentre fai il presidente del Consiglio, in realtà già ti preoccupi di trovare una successiva occupazione. Mi è venuto da dire che probabilmente Conte non pensa di stare lì per molto tempo, quindi si sta già organizzando per dopo. Però se ci pensate, è veramente una cosa molto strana. La decadenza della nostra politica si manifesta in molti modi, tra i quali quello che fa il presidente del Consiglio per hobby, perché dice: ma io in realtà sono un professore universitario, per cui la mia carriera universitaria viene prima del paese che in teoria dovrei dirigere io personalmente, essendo addirittura il presidente del Consiglio dei Ministri, non l'ultimo dei sottosegretari, per capirci. Una cosa un po' strana, poi pare che obtorto collo abbia cambiato idea e quindi abbia fatto un passo indietro, però devo dire che questa cosa non l'avevo sentita, diciamo non si era sentita mai. Così come un'altra nota di colore, io poi la metto un po' sullo scherzoso, però lo faccio per non piangere, perché a dire la verità si tratta di vicende drammatiche, se non fossero, non avessero questa vena comica che ci permettiamo di sottolineare, il ministro Toninelli, che dopo essere venuto in aula, ricordate che ve l'ho raccontato appunto il giorno dopo che tutto questo è successo in diretta, viene Toninelli e appunto dice in aula come se nulla fosse, perché loro poi parlano davanti al Parlamento riunito come se fossero su Facebook. Dice: no, ma io non ho ho avuto delle pressioni per non rivelare il contenuto delle concessioni delle società autostradali. A che mezzo Parlamento si è ribellato, perché ha detto: beh, questo è un reato, quindi se hai avuto notizia di reato, tu che sei pubblico ufficiale hai l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria, oppure almeno dici chi ha fatto queste pressioni. Naturalmente Toninelli è stato zitto in aula, ma poi cosa ha fatto? Finalmente è uscito con queste lettere di AISCAT e Società Autostrade che dicevano: guardate, non conviene rivelare tutti i dettagli di questi accordi, perché questa si tratta di società quotate, potrebbero configurare il reato di aggiotaggio, cioè un reato di manipolazione del prezzo al fine di ottenerne un illecito profitto. Quindi tira fuori queste carte e dice: ecco, qui c'è scritto, queste sono le pressioni che ho subito. Peccato che queste carte che lui ha tirato fuori fossero antecedenti alla sua nomina a ministro. Quindi diciamo così, lui ha subito la pressione prima ancora di essere nominato, pur non sapendo che avrebbe fatto il ministro, già si sentiva pressato. E quindi questo è il contorno della battaglia politica, che veramente, diciamo così, imbarazza, ma segna anche un po' il degrado, io penso, del nostro dibattito politico, perché tutto questo ha un po' il suono, come dire, il sapore della macchietta, no? Dell'avanspettacolo. Stiamo parlando di cose serissime, ma poi si è costretti a ridurle al livello di una barzelletta. L'ultima cosa sulla quale voglio chiudere: oggi le edizioni milanesi di Repubblica e del Corriere tornano su un tema che avevo sollevato ieri, e cioè sulla assenza del governo da quella che è la settimana della moda, che parte adesso, la prossima settimana, nei prossimi giorni, qui a Milano. Il governo precedente aveva creato una grande manifestazione che si chiama Milano XL, che che porta sotto un unico ombrello tutte le manifestazioni fieristiche del nostro tessile e abbigliamento, degli accessori, la cosmetica, i gioielli, tutto quello che la parte moda ed eleganza del Made in Italy. Non è una roba frivola, perché si tratta di un settore che dà 600.000 posti di lavoro, che tiene in piedi 70.000 imprese e quindi tutt'altro che esporta per 66 miliardi, quindi tutt'altro che cose frivole che riguardano soltanto, come dire, la carta patinata dei giornali di moda. Si tratta di 600.000 concittadini che vivono, e famiglie che vivono di questo. Il governo non si vede, tra l'altro col governo precedente avevamo creato un tavolo che si chiama il Comitato della Moda e dell'Accessorio, che con questo governo non si è mai riunito, e oggi ne parlano appunto sia le edizioni di Repubblica che del Corriere, perché gli imprenditori del settore sono naturalmente preoccupati di questa assenza del governo. Io la voglio ancora sottolineare questa cosa, perché appunto questo governo parla molto di Made in Italy, ma poi alla fine appunto negli appuntamenti che contano non c'è. Noi gli staremo molto dietro, anche perché io sono interessato a capire se il piano straordinario per il Made in Italy, quindi finanziamenti che noi abbiamo messo per sostenere le nostre esportazioni, saranno rifinanziate. È una somma rispetto ai miliardi che vogliono spendere per altre cose relativamente piccola. Si tratta di
circa 200 milioni di euro. Quindi sono veramente curioso di vedere se questo succederà, tenuto conto che, come sapete, le esportazioni sono una colonna portante della nostra economia, e quindi se il governo anche su questo è molto chiacchiere, distintivo e poca sostanza, e anche questo, di questo vi parlerò. Riepilogo che appunto stasera sono a Padova, domani mattina alle 11 sono alla Festa dell'Unità a Milano e domani sera alle 21 sono alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia. Vi do appuntamento per domani alle ore 14.30 anche se sabato, e vi auguro naturalmente un eccellente fine settimana. Grazie di avermi seguito, a presto, ciao!